siamo dello stesso quartiere spagnolo di Napoli. Lui è nato proprio qua, dove vivo adesso io, in questa strada, salita Trinità degli Spagnoli, è nato proprio qui. E poi abbiamo la stessa età, siamo tutti e due del 54, per cui... Che ricordo ha della persona, oltre che dello straordinario genio che è stato? Era simpaticissimo, cioè, insomma, era molto ironico, facevamo un sacco di battute, ricordavamo delle cose di Sergio Bruni, perché poi lui era... avuto Sergio Bruni, era il padre della moglie, mi raccontava un sacco di cose, era un tipo molto particolare, il maestro Sergio Bruni. Lui per me, al di là dell'amicizia, delle simpatie, una volta mi disse, vuoi andare, vuoi andare a insegnare nei conservatori, come si canta, disse, ma tu stai, non stai bene con la testa. Ragazzi, come si canta, ma proprio a me che io di musica ce l'ho nel sangue, come è vero, ma insomma è una cosa che la devono fare i maestri, i professori. Mi disse, ma cosa hai capito? Lui mi disse, tu non devi insegnare ai giovani, ai ragazzi, insomma, ma agli insegnanti. È stato un bel complimento comunque. Sì, 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 ma lui mi amava artisticamente, lui veramente faceva un sacco di complimenti. Io canto il napoletano, quello diciamo contemporaneo, ma con le radici antichissime. E questa cosa lo affascinava molto, cioè perché di solito uno canta in napoletano, ma non ci sono gli umori veri napoletani, quelli che rappresentano il centro storico, per esempio, no? Sì. Perché Napoli c'è il suo centro storico dove ci sta tutta la cultura nobile del canto, della poesia, eccetera. Poi c'è l'Interland napoletano che cantano in napoletano, però si sente che non sono quelli come Roberto Murolo, come ti devo dire, il canto proprio verace, però nobile, perché cantare in napoletano è quasi una preghiera, ci devi mettere il sentimento puro, non il sentimentalismo. I concerti che abbiamo fatto mi faceva addirittura improvvisare, perché lui era un genio e chiaramente sapeva che io avevo questo modo di esprimermi anche improvvisando con la voce. C'è 200 elementi che suonavano e poi a un certo punto io improvvisavo con la voce e ci vuole coraggio a farmi fare certe cose. Beh, evidentemente le sapeva fare, altrimenti non avrebbe rischiato. Sì, vabbè, io poi negli anni 90 feci un disco che si chiama, non si trova facilmente, però si chiama Neapolis Mantra, ed era un disco interamente cantato senza una parola, insomma era tutto un modo mio di cantare, che è una cosa che ho io naturale, e lui questa cosa qua gli piaceva molto, perciò mi faceva improvvisare.